L'imperativo categorico era quello di non commettere svarioni, non commettere errori. Secondo me avete fatto una gara di grande accortezza da questo punto di vista, concedendo molto poco all'avversario. Sì, abbiamo fatto una buona gara, abbiamo provato a giocare in maniera diversa, comunque senza rinunciare al gioco e alla costruzione. Sinceramente sì, dovremmo essere contenti perché non abbiamo preso gol e abbiamo preso un punto, ma io personalmente non sono contento perché sono partite queste che se fai meglio la scelta finale, fai meglio la conclusione, sono partite che puoi vincere, quindi per l'ambiente, per la squadra diciamo che va bene, per me no, quindi torno a casa con alcune consapevolezze, con molte certezze, perché molti ragazzi hanno fatto una grande prestazione, sono molto contento e per il futuro, tanti mi hanno dato delle buone indicazioni, però io non sono contento. Ciao Vincenzo, sono Amorini. Beh, direi che chiedi un po' troppo da questo punto di vista della tua squadra, perché comunque oggi le risposte che tu volevi dal punto di vista dell'intensità, dell'attenzione della squadra le hai avute tutte, indipendentemente dal modulo, indipendentemente da tutto, la squadra oggi ti ha dato delle risposte importanti. No, la squadra mi ha dato grandi risposte, tanti giocatori hanno fatto una grandissima partita, io sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi, però non posso tornare a casa contento del risultato, perché io oggi penso che potevamo vincere, quindi contento della prestazione di squadra, contento della prestazione di tantissimi giocatori, ma non sono contento del risultato, quindi io sono fatto così perché secondo me questa partita si poteva vincere, se si faceva meglio alcune cose, questa era una partita che si poteva vincere, perché i ragazzi a mio avviso hanno fatto una partita di grande sofferenza, però anche con una buona qualità, e siamo mancati nei momenti determinanti, e questa cosa a me mi fa un po' incazzare. Ecco mister, so che non ti piace parlare dei singoli, però un plauso a Libertazzi secondo me questa sera lo merita, perché è entrato in squadra da poco e questa sera ha salvato il risultato in un paio di circostanze con due grandi parate. Sì, ma Libertazzi è un ragazzo che conosciamo, io l'ho allenato 2 anni, mi ha fatto grandi cose, il direttore lo conosce bene, quindi abbiamo deciso di puntare su di lui perché sappiamo che questo era un momento particolare e quindi avevamo bisogno di un portiere pronto, sveglio, forte nei pali, che potesse migliorare questo gruppo, e sono molto contento che l'ha fatto, questo dimostra che le scelte che facciamo non sempre sono sbagliate, però ripeto, al di là di Libertazzi che è un ragazzo che conosciamo, sono molto contento della prestazione di tanti ragazzi che non giocavano da un po', ma anche dei tre dietro, di Corradi come play, degli esterni, no, io ripeto, sono soddisfatto, torno a casa con delle certezze anche per il campionato e per il futuro, perché oggi ho visto una squadra molto solida, molto quadrata, è logico che dobbiamo migliorare sull'aspetto tattico, ma in 3 giorni non è facile lavorare da un 4-3-1-2 o un 4-3-3 a un 3-5-2, quindi questi ragazzi hanno bisogno di tempo, adesso recuperiamo anche gli altri, abbiamo una settimana per lavorare, abbiamo più tempo per lavorare tutti insieme. Il calcio non è uno sport che lo puoi inventare e puoi abbandonare un percorso, purtroppo per sfortuna, per delle dinamiche che tutti voi sapete, qui è stato interrotto un percorso su un gruppo che si stava conoscendo, un gruppo di ragazzi giovani che giornalmente hanno bisogno di consigli e di certezze, quindi a un certo punto gli sono venuti a mancare, quindi purtroppo abbiamo fatto molti passi indietro, sono venuti a mancare molti riferimenti. E quindi ripeto, oggi io sono molto molto contento e molto fiducioso per il futuro, perché ho avuto molte certezze e so che ne arriveranno altre, quindi direi, ma non per qualcosa, forse il nostro campionato può partire da oggi, quindi io sono soddisfatto dei ragazzi.
Senti Vincenzo, questa scelta della difesa a tre è una scelta obbligata o una valutazione che tu hai fatto avendo anche altre opzioni? E seconda domanda, può essere un'alternativa al modulo che tu hai in testa o per te è sempre una situazione da utilizzare in emergenza? Ma no, io credo che l'intelligenza di uno staff, di una società, di un direttore tecnico, di una squadra, è quella di capire che non esiste un calcio, esistono dei momenti. Quindi noi oggi venivamo a giocare contro una grande squadra e abbiamo pensato di dare qualche certezza in più, a un reparto che eravamo convinti che aiutandoli magari con un uomo in più in fase difensiva potevano anche rendere molto di più a livello offensivo, perché dietro l'hanno sempre giocata. Quindi cercheremo di valutare anche un po' l'avversario, ma anche un po' una crescita mia, del mio staff, della mia squadra, quella di non avere solo un tipo di calcio nella testa, ma a organico intero cercare di sfruttare le qualità di molti giocatori. E ripeto, oggi anche un Cairo che non giocava da tanto tempo ha fatto un'ottima prestazione, Ballarini quando è andata a destra, abbiamo esterni che possono farlo. Quindi oggi il Como sapevamo che aveva un reparto offensivo con un 4-2-4 molto forte, strutturato con i due attaccanti, forti nell'uno contro uno con gli esterni. Abbiamo ritenuto dare un po' di certezza in un momento dove il campo diceva che le certezze non c'erano, perché bisogna essere poi obiettivi, sai? A tutti piace andare forti come ci va la Ferrari, ma io ho una Lancia Delta, non parlo della squadra, io non posso andare forte come la Ferrari. A tutti piace fare un tipo di calcio, ma oggi era importante dare delle certezze. Quindi se non lo faccio io, è responsabilità mia se metto in difficoltà i miei ragazzi. Quindi li ho messi nelle condizioni di rendere un po' di più e la loro risposta è stata ottima, quindi senza rinunciare al gioco. La cosa importante, poi ripeto, dobbiamo migliorare tantissimo, perché spesso ci siamo abbassati, spesso eravamo troppo lunghi, non eravamo organizzati nelle uscite sui terzini, quindi degli errori ci sono stati, ma ci va del tempo, ci va del lavoro, della consapevolezza. Però ripeto, voglio pensare ai miei ragazzi che il nostro campionato inizia da Como. Senti Vincenzo, io sono assolutamente d'accordo con te che la tua squadra comunque anche in una partita come quella di stasera in cui ha cercato l'equilibrio, ha cercato di mantenere bene tutti gli equilibri, non ha mai cercato di non giocare, ma quando aveva la palla ha sempre cercato di giocare e questo è frutto di una mentalità. Ma la cosa più difficile che ti chiedo è come si fa adesso a allenare questa squadra quando arriva in area o vicino all'area a fare la scelta giusta, perché stasera ne abbiamo sbagliate tante di scelte decisive. Ci va un po' di fiducia, un po' di serenità, che la serenità del singolo giocatore arriva dalla serenità del gruppo e della squadra. Dobbiamo avere pazienza, arriverà il momento che troveremo il gol, arriverà il momento che gli attaccanti troveranno il gol, prenderanno tutti fiducia, la squadra prenderà più fiducia, il reparto offensivo prenderà più fiducia. Bisogna avere pazienza. La pazienza, non so chi l'ha detto, perché io non ho studiato molto, è la virtù dei forti. Quindi dobbiamo stare tranquilli, dare fiducia al gruppo, dare fiducia al reparto, che comunque non ci dimentichiamo che fa un grande lavoro. Quindi i nostri attaccanti, non sono attaccanti che restano lì e sono sempre lucidi. Noi per mentalità, di gioco comunque chiediamo anche molto sacrificio agli attaccanti, quindi bisogna anche dire questo. Quindi dobbiamo solo stare tranquilli e lavorare senza dimenticare da dove siamo partiti. Nessuno lo deve dimenticare, soprattutto noi che andiamo in campo a lavorare, quindi non farci prendere da ansie, dallo scoraggiamento. Quindi dobbiamo stare tranquilli e arriveranno momenti migliori, ma solo attraverso il lavoro, io credo, quello che purtroppo per varie vicissitudini è stato interrotto. Ultima battuta, mister, come sempre sul prossimo turno. Domenica c'è la Pro Sesto, sappiamo una delle big del campionato, una squadra che aveva subito solo 8 reti, mi pare sia la difesa meno battuta, se non vado errato, del girone A, quindi comunque una sfida molto complicata. Sì, una sfida difficile contro una squadra
in salute contro una squadra in fiducia, ma io credo che anche il Piacenza, dopo la prestazione di oggi con il recupero di molti giocatori, inizierà a diventare una squadra in fiducia e in salute, quindi sappiamo che ci aspetta una gara importante, però dobbiamo avere tutta l'intelligenza che da questa gara dobbiamo uscirne con molte consapevolezze e con molta forza, quindi siamo tranquilli, siamo contenti di recuperare molti giocatori, siamo contenti che molti giocatori credo che dalla partita di oggi hanno acquisito molta fiducia, quindi sono molto sereno e fiducioso.